Si chiama Buono Viaggio, l'iniziativa a sostegno di taxi e auto a noleggio con conducente. 200.000 euro elargiti dal Ministero che ora il Comune dovrà ridistribuire entro il 30 giugno. Disabili, anziani, personale sanitario, genitori single, donne in gravidanza, lavoratori notturni sono tutte categorie di persone che potranno richiedere il buono che coprirà la metà del costo del viaggio per un massimo di 20 euro. Sì, è un'iniziativa che dicevo ha una duplice valenza, una valenza sul sociale perché diamo un aiuto a tutti questi cittadini, sono tanti. Ringrazio la vostra presenza perché divulghiamo questa iniziativa, perché sono tanti fondi. E poi sono contento perché noi daremo un aiuto anche agli operatori dei taxi. Ricordiamo che questa è un'iniziativa a favore di persone che utilizzano o i taxi o il noleggio con conducente. Sono 200.000 euro che per una categoria che ha sofferto in maniera elevata, in maniera tanto ha sofferto in questo periodo il lockdown, diciamo può essere un aiuto concreto che il Comune, sono fondi ministeriali che tramite il Comune noi diamo. Noi dobbiamo adesso correre con una adeguata campagna di comunicazione e cercare di coinvolgere tutti gli attori sul territorio. Quella dei tassisti e degli NCC è una delle tante categorie colpite dalla crisi economica da Covid. I conducenti, che già offrono il servizio di trasporto anziani ai punti di vaccinazione, hanno dovuto dimezzare i turni di lavoro. Noi abbiamo subito una perdita almeno dell'80%, attualmente abbiamo ridotto i turni sempre al 50% perché purtroppo fare la turnazione normale non ci fa riportare a casa nulla, nel senso che una giornata tipo è svolta al massimo da due corse giornaliere. Quindi siamo stati costretti a ridurci la turnazione per poter riportare quantomeno un soldino per fare la spesa. La cosa che vogliamo far presente a tutta la cittadinanza è che abbiamo le macchine tutte in sicurezza, sono sanificate settimanalmente, il 90% delle auto hanno il separé, nessuno sale sopra le nostre auto senza la mascherina, sia da parte del conducente che ovviamente dal cliente. Sono pulite ogni qualvolta che il cliente scende dalla macchina, noi sanifichiamo le maniglie, quindi per fare in modo che il cliente quando sale a bordo abbia la certezza che salga in un veicolo pulito e sanificato.